c'erano delle critiche su questo. Se riesci a metterlo magari in una maniera più, come dire, più morbidita, più giusta, più studiata, in mezzo c'è un gerundio che ti ci arriva e poi ci sono due aggettivi, poi prende diventa come la macchina da presa che all'improvviso si ferma e fa una zoomata su di te. Però così qua. Torni indietro, butti via quasi tutto e tieni soltanto dei pezzi. Questa era la fase in cui mi trovavo con questo accidenti di romanzo, con il sonno di volare. E quello che sto facendo adesso è tornare indietro, buttare via e tenere su di te. No, mi sposto dalla cassa che non vorrei fischiasse. Quindi Simona Vinci dice che il passato remoto è quello dei romanzi dell'Ottocento, è palloso, eccetera, eccetera, va bene. Io dico viva i romanzoni dell'Ottocento, comunque. Il ringhio mi ha fatto venire in mente subito la scena iniziale di un grande film che è Gran Torino. Il ringhio di Walt Kobalski, che per diversi minuti ringhia, tutta la sequenza iniziale, per il funerale della moglie, lui è così, proprio lo senti, no? Che ringhia vedendo la sua famiglia, tra l'altro, che gli scorre davanti, gli passa davanti. Cioè non è solo addolorato per la perdita, è rabbioso, appunto. È un uomo rimasto solo, non capisce più il mondo che gli sta attorno. Non capisce l'altro che gli sta accanto, non capisce perché il suo prato è perfettamente rasato e tenuto, mentre di fianco è un porcile, è un casino, arrivano strani odori di robe cucinate che non si sa cosa siano, cioè, poi quando le va a assaggiare gli piacciono in realtà. Ed è un uomo che appunto è l'emblema della rabbia contemporanea, anche se è un vecchio, ma è abbastanza vecchia anche la società che viviamo. Quindi questa è la prima scena. È uno che però la sua rabbia riesce anche poi a usarla, riesce a farne qualcosa, no? È sicuramente un sentimento dominante e non è facile capire cosa farne. Mi sembra che, per come almeno ce l'hai raccontata questa sera, io sto cercando di dare del feedback, perché penso che sia quello che chiedi, quindi vado a ruota libera. Mi sembra che appunto questa rabbia possa avere diversi sbocchi. Sicuramente è un sentimento che domina il tempo che stiamo vivendo, e quindi il romanzo, per come ce l'hai raccontato, credo che centri una questione cruciale. È un sentimento dominante e non è sicuramente appunto una cosa facile da gestire. Può produrre mostri, cani rabbiosi. Credo che gli esempi possano essere tanti, più o meno gravi, ma ci sono alcune scene emblematiche, foto più o meno cruente. A volte diciamo quello è un matto, quello che ha fatto quella cosa è un matto, altre volte invece capiamo che ci sono delle motivazioni magari più profonde, politiche, ideologiche, eccetera. Difficile a volte anche stabilire qual è il confine, ma sicuramente il sentimento dominante può essere più o meno razionalizzato. C'è quello che prende un souvenir del Duomo di Milano e lo lancia, per dire, no? Lo lancia in faccia a qualcuno che rappresenta qualcosa, che è qualcuno. C'è quello che si prepara sapientemente, carica la sua pistola e decide che la sua vita finirà quel giorno ammazzando due negri. Lui deve uccidere i negri e poi tirarsi un colpo in testa. Ecco, Walt Kobalski no. Walt Kobalski finisce anche lui, ma finisce in un'altra maniera, molto probabilmente perché è un personaggio vecchio e che si porta dentro una ferita. Lui la guerra l'ha fatta davvero, l'ha vissuta sul serio, non se l'è immaginata, non è una proiezione ideologica, non è un'aspirazione di un ragionierino frustrato che voleva essere un eroe e la cui realizzazione appunto è quella, andare ad ammazzare dei negozianti.
però ecco, sicuramente io credo che appunto questo leitmotiv ricorrente tracci via, come dire, la temperatura e la temperie dell'epoca, di questo momento in particolare, che mi sembra parecchio critico, proprio perché nel momento in cui la rabbia non riesci a indirizzarla, a incanalarla, a trasformarla in qualche cosa di fattivo, poi si manifesta in un altro modo. Riguardo al sogno, se devo dirti la mia, non mi convince la spiegazione molto semplice del carabiniere Pierluigi. Non perché non sia vera, mentre tu raccontavi l'aneddoto, mio amico che era alle mie spalle, Giangi, ha detto: no, ma è facilissimo, basta vedere quello di cui te non piange. Quindi io non ho gemelli, però non ci avevo pensato, in effetti, ma è l'uovo di Colombo. Il problema però è che secondo me l'incubo forse ci dice qualcos'altro, e cioè, io non sono un psicanalista e non saprei interpretare un sogno, però sicuramente io dico, beh, lì c'è il problema della scelta, lì c'è il problema della responsabilità. Quello che ci tocca, quello che ci tocca fare è in certi casi appunto scegliere, senza avere particolari elementi a disposizione per capire, per decodificare. Allora, tutto sommato, insomma, la via d'uscita facile, il buon senso, sì, certo, ci può stare, ma ho il presentimento, un presentimento di cui puoi fare assolutamente quello che ti pare, anche nulla, che ci sia qualcosa di un po' più profondo, ecco, sotto. No, grazie per il feedback, come dici, sì, sicuramente sì, ma questa cosa del sogno mi ha fatto pensare esattamente questo, perché, sì, certo, è una cosa banale, semplice, questa cosa qua dei gemelli. Allora, se tu questa cosa così banale non la pensi e diventa il problema, no, della tua decisione, evidentemente il problema sta da un'altra parte, ed è proprio questo. Credo che la mia notizia, grazie, si è infilata in questa storia e ancora lei non lo sa cosa vuole fare esattamente. Il suo problema è quello lì. Il suggerimento che gli dà il carabiniere, che è così poverino, tranquillo, è proprio, sarebbe come dire, esiste una, pensa positivo, stai tranquillo, prova, hai fatto una scelta e cerca di farla in maniera concreta e positiva, tanto le soluzioni si trovano. Cosa che io non so lei come la prende questa cosa qui, perché ancora non ho idea se questa cosa qui significa per lei: ah, bene, allora adesso mi metto lì e ci provo sul serio perché voglio fare questa cosa, oppure no, hai ragione, forse non la voglio fare. Sicuramente si incasina ancora di più, anche perché succederanno delle cose che ovviamente le faranno diventare così. Quell'altra roba della rabbia è proprio la cosa che io sto cercando di capire, del pezzettino finale che manca, perché uno scrive un libro anche per un motivo, non solo per raccontare una storia o dare corpo a un sentimento o cercare, no, di raccontare una città. Alla fine c'è un motivo. A che serve questa cosa? Allora, io non l'ho capito, perché ancora non so dove va a finire questo tipo di rabbia. Sono d'accordo, viviamo in un periodo che è un periodo di molta rabbia. Io ho pensato al cane, non perché abbia mai fatto cose del genere, ma perché, guardando la televisione, una volta un dibattito con uno dei personaggi, mettetemi ognuno di voi quello che volete, nel mio caso era Giovanardi, diceva delle cose che io pensavo, tante volte mi viene da pensare, se un giorno sono ad un talk show e c'è Sgarbi che mi attacca in quel modo lì o qualcuno così, io gli do un cazzotto, ho pensato tutte le volte. Poi ho pensato, è brutto così, allora ho pensato una cosa più fine, io aspetto che finisca, poi quando ci alziamo, lui se ne va, non so se si tolgo il microfono, ma io gli do un calcio nel sedere, che non fa male, sai quelli piatto sotto lì, quello fa, oh. E io pensavo, c'era Giovanardi, ho detto: ma guarda tu, se dissi un calcio nel polpo, per carità, non voglio mai, non lo farei mai, è una cosa che mi viene in mente. Quella volta lì, mi pare lui o Gaspari, adesso mi sto perdendo, però, diceva delle cose talmente che mi sembravano stupide, che io, preso da questo momento di rabbia, non farei mai questi discorsi, li sto facendo solo emotivamente, ovviamente un tempo non li avrei mai fatti, ho pensato: porca miseria, se fossi lì gli darei un morso, perché mi sembrava una cosa curiosa. Tu pensa, c'è uno lì, no, che parla improvvisamente, gli dai un morso.
essendo scemo finisci in galera probabilmente, prendi una brutta malattia forse, no? Che la gente è tutta arrabbiata, prendi la rabbia, oppure, non lo so, finisce non so cosa può succedere, oppure ti eleggono da qualche parte. Però il mosso mi sembrava la cosa più assurda, proprio una sorta di offesa. L'ho messa lì, quei pensieri che ti vengono qua, no, attaccati, adesso sempre più di per questo, però, e poi muore lì, chiaro, siamo tutte persone così, provata fede democratica, eccetera, eccetera. Ma e poi mai vado a votare e così via. Però, capito, allora questa cosa me la sono tenuta, dopo un po' ognuno piglia una piccola cosa di sé e questa cosa ingigantita è diventata il cane, e il cane è uno che morde, me la sono messa là. Questa rabbia però a che serve, come si usa, come funziona, perché... Io, la rabbia che ne racconto io è una rabbia puramente individuale ed è una rabbia disorganizzata e incontrollata, facile, perché questo tizio, il cane, non andrebbe mai a colpire, non riuscirebbe, perché non ci riesce, perché gli è impossibile, lui per quello che sarà, che non ve lo sto a dire chi è, perché chiaramente poi è la sorpresa del romanzo, non riuscirebbe mai ad andare a prendere il grande costruttore di palazzi che attraverso le tangenti, oppure l'andrangheta che sta costruendo i palazzi in quel modo, andrebbe a dare un morso a chi? Al caporale. Il caporale è quello che prende, no, la gente, a quello che porta questi, che è sfigato uguale a questi poveri muratori che volano giù dalla croce, leggermente meno perché è il caporale. È una rabbia che diventa inutile. Che ti serve andare a dare un morso al caporale quando non puoi dare morso al padrone della banca che c'ha quella impresa, eccetera eccetera. È una cosa che mi sono messo a chiedere dopo aver fatto un po' di trasmissioni in questo senso, aver vissuto un po' di anni, io sono del 1960, quindi negli anni 70, i famosi anni 70 che sono tante cose belle, ma anche gli anni di piombo, io ero un ragazzotto. Mi sono sempre chiesto, e ho chiesto, come mai in questo periodo qui, ma non adesso, perché uno dice attenzione che ci sarà il terrorismo e quelli che mettono le bombe, che là, è sempre un'attenzione che ci sarà, ma io mi chiedo com'è che non c'è stato 10 anni fa una situazione come quella che vivevamo negli anni 70. Persone molto meno antipatiche, che provocavano meno rabbia, gli sparavano. Come mai un po' di gente non si è messa assieme e non ha fatto delle cose che io ritengo profondamente sbagliate, chiaro, poi c'è la storia che provare a raccontare, tutto, insomma, che ve lo dimostra, tutto quello che volete, ma come mai non è successo come in quegli anni là, dove tanta gente ha arrabbiato? Perché non esiste più, mi dicono gli esperti di queste cose di terrorismo, non esiste più quel tipo di organizzazione collettiva. Adesso viviamo in una dimensione molto individuale e anche la rabbia è una rabbia individuale. E quando si organizza, diventa collettiva, diventa qualcos'altro, ma non quella cosa là. Diciamo anche che ci sono meno forze che strumentalizzano un certo tipo di rabbia, eccetera, eccetera. Cioè, le strumentalizzano in un altro modo, non gli serve più quella rabbia là. Allora ecco che il mio cane, a che serve sto tizio? I suoi morsi dati a delle persone più piccole, a che servono? Perché racconto la storia di questo qui? Racconto solo la storia di un matto che gli è scappata questa cosa? Poi però, come dici tu, mi ritrovo con una serie di, tra virgolette, matti che fanno così. Quello che va in giro a sparare ai neri. Questo tipo di rabbia è un tipo di rabbia anche politica, anche ideologica, non stiamo parlando di un patto, stiamo parlando di cose dette che vengono dette, poi c'è uno che le fa. Però parliamo di quel tipo di rabbia individuale. Dove va a finire? A che serve? Chi è questo qui? Questa è la chiave del romanzo che ancora mi manca. Perché racconta la storia di un matto che va a dare i morsi alla gente? Alziamo il tiro. Di un matto che va a sbranare la gente. È solo questo? Ci frega qualcosa? Ho bisogno di un aggancio, lo troverò, per fare in modo che questa storia qui diventi una storia un po' più collettiva e che quindi diventi importante. E questo spero che non finisca su YouTube, perché... sembra una specie di resa, no? Tipo, oh, non l'ho trovato, quindi scriverò un altro libro, lo cambio. Intervengo io qui, ma io non so come sei. Sono stati messi tanti spunti, anche un po' in fila. Quello della rabbia è chiaramente molto forte. Si è parlato di Bologna, nella parte diciamo più centrale, e nell'ultima parte, proprio come fosse la rivelazione, la felicità del raccontare. Ora,
Se noi prendiamo il nodo centrale, Bologna, da una parte c'è la rabbia e dall'altra la felicità del raccontare. Secondo me c'è un po' un controsenso tra queste due emozioni, sensazioni che sono assolutamente estreme, convivono, se si guarda al nodo centrale che è Bologna, convivono e nessuna delle due legittima l'altra. Quindi se sei rabbioso non legittimi chi alla favela vuole raccontare questa città assolutamente vivibile e cui tu stesso hai detto non capisco più un attimo cosa sta succedendo, e chi invece proprio ha questa voglia di raccontare non capisce e non capisce, non legittima chi invece la rabbia la prova, perché poi è vero, viviamo nel momento in cui la rabbia, quella buona, quella cattiva, quella deleteria, qualsiasi tipo di rabbia è molto presente. Bologna è un po' un campo in cui tutto questo si concentra. Non lo so come viene risolto tutto questo nodo, e non so se è uno scontro frontale o meno, ma credo che parte dei dubbi su Bologna che tu ti poni partono anche da questa contrapposizione che è abbastanza netta. Quindi non so se ti risolvo un nodo o se te lo annodo ulteriormente, però l'impressione dalla narrazione che hai fatto è più o meno, per me è stata più o meno. Sì, no, è giusto, è voluto in un certo senso, perché è bello che ci siano una serie di contraddizioni. Bologna è una città che ti permette questo, ti permette di raccontare le cose non in una maniera piana, se volete scontata, ma molte volte perché noi esageriamo certe caratteristiche di Bologna, però ti permette di mettere una serie di contraddizioni, di far convivere una città appunto in cui molta gente è spaventata, comunque il tipo di città che conosciamo, con una città rabbiosa, ma allo stesso tempo è Bologna, non è altre situazioni, eccetera eccetera. Cioè, sembra di poter fare tante cose, poi alla fine, come succede sempre con le contraddizioni, non si riesce a fare niente. Però il racconto che voglio fare io è un posto, che è il mio romanzo, e quindi Bologna, se volete, in cui convivono una cosa tremenda come questo tipo di violenza e di rabbia, ma allo stesso tempo anche persone che si innamorano, che hanno quel tipo di problemi che vi ho raccontato. Cioè, da una parte persone che possono andarsene in giro per i giardini di Maria Luigia accorgendosi attraverso i ricordi di bambino che in qualche maniera stanno provando una strana felicità anche se stanno andando a indagare su un omicidio brutale, e che poi alla fine capiranno che in quel momento lì si sono innamorati. Contemporaneamente, assieme ad una rabbia senza sbocco, quindi magari angosciante, non lo so se senza sbocco ancora, ho trovato il modo per farle convivere. Ovviamente non ve lo dico perché è chiave del romanzo, questa è l'unica cosa che so, che sapevo fin dall'inizio, quando ho cominciato a scrivere, se ve la dico è finita lì. Credo di esserci riuscito. Ho avuto tanti altri esempi in cui era bello andare a guardare questa convivenza tra cose che sembravano impossibili. Se voi leggete i romanzi di un tizio che ha un nome complicato, perché ha una sigla, si chiama KZ, una serie di numeri, è un ex deportato di Auschwitz, che negli anni 50 ha scritto una serie di romanzi, leggete di un universo talmente disperato, sono bellissima per me, talmente disperato nel quale non è possibile nessun tipo di umanità, stiamo parlando di Auschwitz. Contemporaneamente però a me è capitato di fare delle cose in relazione ad Auschwitz eccetera, e quindi di leggere un po' di cose e quindi di trovare una serie di racconti, e ci sono questi di memoriali, di frasi. C'è questa frase di questa signora che è sopravvissuta ad Auschwitz, che ci è andata in treno e che si ricorda di quel viaggio un ricordo bellissimo, e tu dici ma com'è possibile, si è innamorata di un tizio che poi è morto, lei è sopravvissuta, sarà tornata che pesava 20 kg traumatizzata. Ma quando ricorda quel viaggio lì, lei dice nelle cose: c'era uno che mi piaceva. Questa convivenza in cui in un momento, non facciamo il paragone con quel momento lì, però insomma andiamo per gradazione, in un momento di rabbia assoluta in cui riesci a concepire un personaggio che magari è anche credibile come il cane che mangia le persone per la rabbia, in quell'universo lì è possibile anche il resto, la felicità del racconto è possibile, una città come Bologna, possibile in tutte le città per carità, da noi diventa più, come dire, più stranamente contraddittorio. Quella è la strada che voglio andare a cercare di far convivere, al di là dell'esperienza narrativa in cui convivono fisicamente queste cose, ma non dico cosa. È una cosa che sono sicuro, purtroppo succede così,
quando scrivi un giallo, un thriller, scrivi tante cose naturalmente, però scrivi anche un giallo. C'è un meccanismo narrativo che si basa su una cosa che non sai prima di cominciare a leggere e che saprai solo quando avrai finito di leggere. Molte volte si dice di una cosa, vabbè, ma non è mica un giallo, a parte che vale per tutti i romanzi, perché non sai che parola ci sarà dopo la parola che stai leggendo. Quella è anche la scoperta, no, della narrativa. Non sai come va a finire, non sai Madame Bovary che fine fa, magari lo sai, ma non sai come te la sta raccontando l'autore. Quindi molte volte si dice, vabbè, ma non è mica un giallo. No, vale anche per una cosa che non è un giallo. Però per un giallo vale particolarmente. Se voi andate a vedere, e non vi dirò cosa succede, perché anche se magari l'ha visto tutto il mondo, Il Sesto Senso, come ho fatto io, un bel film, e non avete letto niente, e ci andate assieme a Simona Vinci, la quale, poveretta, ha letto la recensione della Torna Buoni sulla stampa, che gli dice, allora dunque succede così. Io a metà film faccio, ah, lei no, perché l'ha già letto. Se quando esce Almost Blue, il mio romanzo, ed esce, e io sono a fare una specie di corso di scrittura in un posto, ed esce quel pomeriggio, però il libraio gli è arrivato la sera prima, e tutti quelli del corso di scrittura hanno avuto la copia quella notte, anzi la mattina, nessuno l'ha letta, siamo lì, no? Sono tutti così. E il presentatore che l'ha avuta la sera prima si siede e dice, dunque, allora l'iguana, e dice le ultime tre parole del romanzo, hai voglia che un giallo non è solo un giallo, però ti scoccia, no? Allora ci sono delle cose che sono di trama, ma che dovrebbero rimanere un segreto custodito nel cuore del lettore che non lo dice a nessun altro, a meno che non sappia che l'ha già letto anche lui. Questo è un romanzo così. Io non so se mi posso fidare di questo, perché poi se devi raccontare una cosa, cioè una cosa così palese che riguarda un personaggio che verrà fatto di raccontarla, se qualcuno dovrà riassumere il mio libro dirà, ah, quel libro in cui, e quel già in cui rovina tutta la sorpresa. Sto facendo un compromesso, uno studio tra me e me, cioè tra me scrittore e me giallista, di riuscire a fare in modo che tutto questo riesca a superare un'eventuale fuga di notizie. Scriverò una cosa, credo, alla fine del romanzo, ed è, perché alla fine chi è che fa queste cose non è il lettore è autorizzato, ci parliamo individualmente, sono i giornalisti, che magari escono con un pezzo, con su scritto. Allora dunque, io metterò una cosa alla fine e dirò, se rivelate questo particolare, se glielo faccio dire nelle cartelle stampa, verrò a trovarvi uno per uno e vi mangerò il cuore. Te lo voglio dire come direbbe un sostudiano, come direbbe il cane. Lasciamo godere la serata. Grazie a tutti per essere stati qui.